Salve a tutti ragazzi, sono Piazza, bentornati nel mio canale. Siamo quest'oggi con un nuovissimo video di Clash Royale. Allora ragazzi, volevo dirvi mille cose. Innanzitutto che ho un canale Telegram, lo sto dicendo un po' in tutti i video, in cui per esempio ieri notte, ieri sera abbiamo chiacchierato con un bel po' di voi. Quindi se volete sentirmi ogni tanto quando condivido il mio profilo di Telegram, lo lascio qui sotto nel primissimo link. Inoltre ragazzi, volevo cominciare delle sfide con alcuni di voi. Quindi mi scrivete qui sotto nei commenti il vostro nickname, il clan in cui siete e quante coppe avete. Mi raccomando ragazzi, per favore fatelo, ovviamente se volete sfidarvi con me. Ovviamente al raggiungimento dei 4000 mi piace io comincerò a sfidare qualcuno di voi. Ovviamente porterò il tutto su YouTube. Quindi volevo fare questa cosa in tutti i video, così da sfidarvi piano piano, molto piano, tutti, perché siete un casino, secondo me sarà una figata. Quindi basta mettere un bel pollicione, scrivermi qui sotto un commento con nome, clan e il vostro livello di coppe, e io a random ne sceglierò un paio, comincerò a sfidarvi e porterò il tutto su YouTube. Prima di questi video farò dei video proprio dedicati apposta. Secondo me è una figata, mi raccomando, provate a supportare questa iniziativa che secondo me è una cosa molto molto bella. Partiamo con il video ragazzi, ma prima sigla! Eccoci qui ragazzi, ci siamo. Siamo 1945 coppe, quindi quasi Arena 7. Oggi speriamo di andarcela a prendere questa benedetta Arena 7. Partiamo con un po' di chest che ne ho un po' ad aprire. Non troverò un cazzo, infatti. Save Goblin lancieri molto molto utili, però con la scusa li apriamo, ci tiriamo via un po' di chest. 200 di oro, 3 scheletri, 2 capanne dei barbari, 20 bombaroli. Ultima carta, una epica, una furia che non è male. Non la sto utilizzando, però è una epica, giusto per la soddisfazione di aver trovato una epica in queste ceste in cui non si trova mai niente. 2 scariche, 20 arcieri, 3 giganti e oh mio Dio, 2 epiche su 2 chest. 2 epiche su 2 chest. Attenzione, attenzione, si può provare il record. Incredibile. Se troviamo un'altra epica voglio 10.000 mi piace, non mi interessa e non le faremo mai. 4 bombaroli, 18 sgherri, 3 domatori. Non è vero! Oh mio Dio! Oh, non ho trovato chissà che carte, però ragazzi, 3 chest, 3 epiche, non ci credo. Non ci credo. Cioè, 3 epiche, 3 chest. Oggi appunto sto registrando che è la domenica delle carte più fighe, ma non si trova mai niente, praticamente si trova mai niente. Io voglio il golem e lo specchio che non sto trovando. Infatti ho 2000 di denaro apposta per quello, ma non lo troverò mai. Primo scontro ragazzi, comunque andiamo a farlo, è contro un livello 8. Si chiama Yon Clan Inquisition e vediamo qualche tipologia di attacco. Ragazzi, io so che gioco in un modo molto molto violento, però vi dico, se non, a qualcuno non dovesse piacere un determinato tipo di gioco, non ha senso scrivere nei commenti testa di cazzo, non sai giocare. No ragazzi, la cosa interessante e intelligente soprattutto da fare è, guarda, secondo me è meglio se giochi in questo modo, ovvero con Starvi Elisir, ovvero gestire determinate truppe con un po' di calma, non attaccare in quarta dicendo, perché ho visto alcuni commenti non sotto di me, sotto anche altri ragazzi, non sai giocare, coglione, metti le carte così. Ma perché bisogna per forza parlare così? La cosa utile di questo gioco è che ci si può parlare, cioè si può consigliare proprie, tipo, proprie strategie, come sto facendo io in questo caso. Io mi sto trovando molto molto bene in questo deck, infatti ora andiamo a spaccargli la torre di destra senza paura. E quindi l'idea, se non dovesse piacervi questo tipologia di gioco, che la mia è molto molto violento, semplicemente me lo dite. Intanto zitti zitti, una corona a zero, l'avversario è caduto in coma violento perché non sta opponendo l'esistenza. 3-0, 3-0, non so se ha quittato, non ho visto nessuna scritta, siamo in live, perché siamo in live. 3-0, zitto zitto, si comincia questo video con 3 epiche e 3 corone subito. Ok, l'arena 7 è molto molto vicina, più 29 coppe, molto molto bene. Devo dire che sto dicendo molto, almeno 327 volte a video. Direi che si può andare con la seconda battaglia e vediamo di trovare qualcuno non troppo forte. Troveremo un'arena 7, sì, eccolo lì, arena 7, Royal Arena, Johnny col nome rosso livello 7. Vediamo che livelli di carte ha, perché magari c'è appena arrivato in arena 7. Domatore livello 6, c'è proprio appena arrivato questo qua. Cazzo, non ci credo, dai ragazzi, è rimasto un cazzo di vita e mi ha gelato. Non ci credo. Vabbè, cominciamo, dai. La vedo dura, domatore livello 6 la vedo molto molto dura. Bombarola 7, ci sta, ci sta. Non è troppo forte, è come il mio, dovrei averlo al 6 o al 7 anch'io. Per fermare il bombarolo io uso il moschettiere, che ce l'ho al 5, spacca di brutto. Moschettiere perché spara da lontano e arriva a colpire il bombarolo prima che lui colpisce la torre, la cosa che mi serve principalmente. Mini pecca e moschettiere, proviamo ad andare all'attacco. Niente, barbari, mi ha totalmente massacrato. Vai mini pecca, non è vero, goblin lancieri per andare
a far girare questi barbari, perché altrimenti mi vanno sulla torre. Dovrei riuscire a fermare i barbari in tempo, dovrei farcela. Io ho voglia, ce la faccio di brutto, perfetto. Abbiamo gli stessi punti vita circa, se trascuriamo la mia torre di sinistra. E la vedo molto molto dura, ragazzi, questa. Proviamo a far girare un attimino il gioco più della nostra. Domatore livello 6. Come cazzo lo fermo? Non ho Tesla. Non ho Tesla in questo deck. Infatti a sto giro ho messo gli arcieri un po' più distanti. Ok, bella idea di merda. Con le frecce ogni volta mi distrugge tutto. Non so praticamente come reagire. Questo è un problema. Questa battaglia qui, ragazzi, la vedo abbastanza critica. Però era, oh madonna, Valkyrie a livello 5. Ha le carte molto molto forti. Metto i bilancieri un po' distanti, così che la Valkyria non possa arrivare. Intanto loro vadano con le loro frecce. Quindi Valkyria fermata e 600 punti vita. Le sue torri sono totalmente intatte. Probabilmente questa qui la perderemo. Però mai dire mai, questo gioco qui è strano. E si può ribaltare la partita anche nell'extra time finale. Infatti io, ragazzi, non so cosa fare. Io gli faccio fare la torre e provo a colpire. Cosa devo fare? Tanto me l'avrebbe fatto lo stesso con la gelo. 1-0 per lui. Mi ha lanciato il bombarolo. Non ce l'ho fatta. Bombarole barbari, niente. Non ce l'ho fatta, la vedo molto molto dura. Vediamo di provare con gli sgherri, goblin lancieri, alle frecce. Cavolo, anch'io lancio i goblin lancieri quando c'è il bombarolo. Poi quando vado a distrarmi gioco di merda. Poi quando sono in live, Dio santo. Vabbè che ne ho vinte circa 10-11 di fila. Questa qui sarebbe la prima sconfitta. E vabbè, ci può stare su 12 vittorie, su 11, quante ne ho fatte una sconfitta. Lui era anche molto molto bravo, devo dire. Madonna, non me ne fai tre. Non subisco tre corone dall'avanti Cristo, non me ne fai tre. Ora ragazzi, mi impegno solo per non farmene fare tre, giuro. No, non me le puoi fare, non me le fai tre. Colpo di frecce, gelo usata molto molto all'estremo. 280 punti vita, 10 secondi, non mi fai la terza corona. Devo assolutamente fermarlo. Ok, la terza corona non me l'ha fatta, però ha vinto e ha giocato molto molto bene. Complimenti, complimenti, sto bravo comunque. Vediamo quanto mi tira via. Grazie, grazie di che c'hai il nome rosso appena la Supercell li sistema, poi vedi i casini che fai. Meno 24, dai, ci può stare. Procediamo, ragazzi, con l'ultima battaglia, la terza ed ultima. Sta registrando l'audio? Sì, sta registrando l'audio, perfetto. Allora, siamo contro un italiano, non so, il clan sembra essere italiano, si chiama Iran, non mi sembra sia in Italia. Anzi, è uno stato, quindi mi fa uno stato ad essere in un altro stato. Vediamo di attaccare con qualche accoppiata potente. Dovremmo riuscire ad arrivare alla torre con il mini pekka, se Dio vuole. No, perché i suoi sgherri fanno un male della madonna. E quindi riuscire a difendersi. Ora io semplicemente metto dei goblin lancieri. E qui per adesso le torri sono totalmente intatte. Oh mio Dio, non è vero, dai, ok. Ok, un ragazzo a 1890 coppe col golem al 2. Quindi vuol dire che ha meno coppe di me, quindi se dovessi perdere mi fa male. Io non ho assolutamente carte per fermare il golem. Forse l'orda di sgherri può fargli male. Infatti se ha le frecce mi ha inculato violentemente. Spero di no, però guardate gli sgherri come praticamente massacrano il golem. E poi vuoi mettere giù qualcos'altro di fortissimo? Non so, vuoi mettere giù, lo so, lo stregone baby dragon, non lo so. Dio santo, ma quanta roba c'ha. Beh, siamo riusciti a difenderci in modo molto molto positivo. Non dovrebbe avere ancora Elisir. E invece sì. Però se lancio bene le frecce riesco a fare due colpi alla torre e portarla sotto i 1900. 1 e 2, 1892. Perfetto, ho cominciato anche a calcolarmi i danni, quindi più o meno so quanti colpi. No, anche voi penso. Quanti colpi riescono a dare le truppe. Ha messo il golem tanto tanto davanti. Mi servono nuovamente gli sgherri. Non sembra abbia le frecce. Questa è una manna dal cielo, perché senza frecce questo golem dura poco. Senza frecce il golem dura poco. Infatti il golem è morto. Devo aspettare assolutamente il moschettiere per fermare il baby dragon, perché altrimenti mi fa male. Quando è così, ragazzi, mettete sempre il moschettiere leggermente a destra. Ha lasciato lo scontro di nuovo anche lui? No, secondo me quello di prima non l'aveva lasciato. Io zitto zitto vado a farmi la prima. Io vado a farmi la prima. Comunque quello di prima non so se aveva lasciato lo scontro, perché non ho letto. 1-0, perfetto. Si è unito adesso, l'ha lasciato di nuovo. È un po' confuso, non sa bene cosa fare. 1-0, va benissimo così. E si è unito di nuovo. Non sa bene, è un po' indeciso. Mi unisco, me ne vado, non lo so. Io comunque vado con la combo devastante. Aveva le frecce, perché non le hai usate prima? Ti sei fatto fermare il golem 36 volte quando potevi semplicemente uccidermi l'orda di sgherri e andare col golem sulla torre. Cioè io avrei fatto così, infatti subito golem. Io tanto le frecce a sto giro non le hai più,
Quindi cerchiamo di fermare assolutamente questo golem con gli arcieri. Gli arcieri sicuro. Con gli sgherri e i barbari. Ok, dovremmo riuscire a farcela. Colpo di frecce. 8 secondi e dai che abbiamo vinto. Vittoria meritatissima, devo dire. Vabbè, comunque dai, non me la sono giocata male. Certo, il fatto che lui abbia quittato mi ha aiutato un po', però comunque non stava facendo chissà quante cose alla mia torre. Ovviamente è un po' incazzato. Io sono contento così, invece mi porta la bellezza di 25. Vabbè, aveva molte meno coppe. 1975, ragazzi, nel prossimo video probabilmente saremo in arena 7 e poi vedremo qualche deck interessante per andare su intorno alle 2500 coppe, perché lì sarà un bel massacro. Dalle 2000 alle 2005 mi ha detto tutti che sarà un casino. Purtroppo non ho niente di interessante nello shop e non ho mai niente di interessante nello shop. Sono attualmente in record da 1975. Il deck l'avete visto mille volte. Mi sto divertendo moltissimo con questo deck perché è molto molto versatile e posso farci mille cose, ragazzi. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Da Piazza è tutto, grazie di aver visto questo video. Ci vediamo come sempre domani. Ciao.